Una telefonata in linea, chiedo scusa per l'attesa, ma dobbiamo chiudere il capitolo ciclismo e sport, vediamo se è ancora in linea. Pronto, buonasera. Prego, buonasera. 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 Buonasera, signor sindaco, senta, sì. Io abito qui a Segnino, abbiamo messo a posto la via San Giacomo. Sì. Ci siamo. Però, visto che la via San Giacomo c'è poco traffico, ma la via Piondicesimo, non pensate di dargli un'occhiata che non si può più viaggiare? Per le buche? Via Pio Undicesimo. Sì, ma non ho capito cosa dire. Per le buche, per quale motivo? No, per le buche, per il traffico. Ah, per il traffico. Vanno a 70-80 km all'ora, venendo su dalle Salesiane, venendo su, ci sono le scuole. Velocità eccessiva. Non si fermano neanche alle strisce pedonali. Quindi magari dei dossi possono essere una soluzione. Non c'è un controllo dei bici, non c'è niente. Chiaro. Grazie, buonasera. Buonasera. Grazie. Sì, beh certo, ci sono tante zone della città, devo dire, però prendiamoci anche noi cittadini le responsabilità che abbiamo noi, cioè se ci sono comportamenti alla guida non corretti, i primi responsabili non sono i vigili ma siamo noi, per cui certo c'è bisogno del controllo dei vigili, le assicuro che l'impegno profuso dal comando e da tutti gli agenti è molto forte. Non si può essere dappertutto in tutti i momenti. È nota la situazione anche di pericolo in alcuni casi in via Pio Undicesimo, quindi accetto il richiamo e la sollecitazione del cittadino, no, perché è importante anche la prudenza, essere. Evidentemente. Nel frattempo sono contento della sistemazione finale di via San Giacomo. Certamente è stato un cantiere sanguinoso perché è durato molti mesi, più di quelli che dovevano essere necessari, però il risultato credo sia importante e dia una svolta significativa per la sicurezza della mobilità anche pedonale nel quartiere di Segnino. Un'altra telefonata, pronto, buonasera. Buonasera, sono Casartelli di Como. Buonasera. Volevo fare una segnalazione. Sì. Qui in via Varesina, all'altezza del civico 120-122, c'è una siepe privata che ha invaso più di metà marciapiede, che si fa fatica a passare col bel tempo. Col brutto tempo bisogna scendere strada. Chiaro. Va bene. Grazie mille, però buonasera. Mi dica, mi picco di ricordarmi tutte le vie, via Varesina non è di quelle più difficili da ricordarsi, però 120-122 mette a dura prova la mia conoscenza. Che zona è? Quando passa il semaforo dalla via Lisi andando su, prima del benzinaio. Ho capito, adesso ho capito. Sulla destra andando su. Va bene, grazie, la ringrazio. Buonasera. Grazie, buonasera. Grazie. Sì, anche questa delle siepi o della vegetazione che deborda dalle proprietà private è una situazione che penalizza la mobilità su molte vie. Voi potete intervenire con ordinanze, è un po' complicato star dietro a tutte queste cose, anche perché facendo l'ordinanza si ingiunge anche un termine oltre il quale deve intervenire il comune e poi chiedere i soldi al privato. È un po' come la questione edifici dismessi, quando dovete chiudere in qualche modo, intervenire in edifici dismessi, fate un'ordinanza, provvedete voi poi, qualora l'ordinanza non viene rispettata, ma poi dovete anche esigere i soldi. Il problema è anche poi recuperare le risorse, per cui già la segnalazione del cittadino può essere un richiamo per la proprietà a fare il proprio dovere, cioè a impedire che la propria vegetazione debordi sul marciapiede e quindi impedisca una fruibilità da parte dei cittadini. Segnalerò uffici in modo che, qualora non ci fosse un intervento pronto, si possa provvedere con un'ordinanza per imporre ai privati di intervenire. A proposito di segnalazioni, sindaco, ho interrotto un secondo le telefonate, giusto un minuto, per riportarvi due segnalazioni che ci arrivano via mail, quindi per leggere due mail dei telespettatori. Il primo che ci scrive è Gianfranco: vorrei segnalare che i cartelli informativi Totem posti in via Bellinzona all'altezza di via Cardano e quello a Tavernola in via Silvio Pellico in direzione Como sono guasti da 3 mesi e quindi chiede una segnalazione. Sì, lo so, sono un po' quasi tutti arrivati a fine vita, sì, sono i LED, non so se sono i LED, insomma l'illuminazione
di questi totem è un po' arrivata. Con i posteggi liberi? No. No, quelli per le comunicazioni, per le informazioni sul traffico, credo che si riferisca. No, quelli dei posteggi dovrebbero funzionare, a parte qualche errore che può capitare, ma quelli invece delle informazioni istituzionali, informazioni sul traffico, sono, stanno tirando gli ultimi, per cui l'intervento non è leggerissimo dal punto di vista economico. Adesso stiamo vedendo come fare per trovare la soluzione più rapida e meno dolorosa per ripristinarli. Stiamo vedendo anche se tramite CSU si può fare qualcosa, però in effetti ho visto che molti sono saltati o non si illuminano più. Ancora una segnalazione. Sindaco, buonasera, ci scrive Graziella. Vorrei sapere perché le inutili panchine di Viale Giulio Cesare non vengono spostate in piazza Cavour, dove sarebbero meglio utilizzate da chi vuole godere la piazza e il paesaggio. Le panchine adesso esistenti, dice Graziella, sono troppo poche. Ha ragione. Graziella? Ha ragione. Lo dicono in molti, ma adesso non so se per primo, per secondo, per quinto, per decimo, ma lo sto segnalando anch'io da però, diversi mesi. A differenza mesi. Di Graziella, lei può anche io potrei, fino a un certo punto, comunque. No, abbiamo, al di là dello spostarle tutte in piazza Cavour, che diventerebbe eccessivo, però è evidente che in Viale Giulio Cesare quello sterminio di panchine, tra l'altro rivolte verso il traffico, non sono il massimo che si possa aspettare una persona che vuole sedersi, diciamo, tranquillamente. Sedere a contemplare le macchine. Esattamente. In più sono state recuperate anche quelle di Viale Geno, per cui con l'ufficio Giardini stiamo intanto monitorando, cioè chiedendo di avere un monitoraggio preciso di tutte le panchine anche in cattive condizioni nei giardini pubblici, vari, sparsi per la città. Quindi utilizzando sia quelle di Viale Giulio Cesare sia quelle che sono state rimosse da Viale Geno, e certamente qualcuna in più ci starebbe anche in piazza Cavour. Come al solito le cose sono sempre un po' più complicate di quanto sembri, bisogna avere comunque qualcuno che è in grado di rimuovere e di posizionarle. Stiamo cercando di trovarla anche qui la soluzione perché non si può fare un appalto per questa cosa. Aggiungo, devono essere anche un po' coerenti con l'arredo urbano della zona. Sì, beh, non si può mettere proprio una scarpa e una ciabatta, soprattutto in piazza Cavour. Diventa poco piacevole. Un'altra telefonata, pronto? Buonasera. 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 Allora, sono Piazza e chiamo da Como. Sì. Senta, io volevo sapere quanto tempo ci vuole ancora a smantellare il cantiere che c'è lungo l'Argo? A smantellare? Bella domanda, bella domanda. Lo vorremmo sapere davvero. Anche a trovare una soluzione, magari anche un po' più semplice, a sistemare la pavimentazione o la ringhiera sul lungo lago, un pochettino più, una cosa più semplice. Ecco. Chiarissimo, adesso le facciamo rispondere. Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera. Allora, buonasera. Torniamo a parlare di lungo lago, per una domanda che effettivamente può sembrare semplice, ma è quella che tutti si fanno. Quando potremo tornare a vedere il lago? Ricordiamo la durata del cantiere prevista dall'ultimo progetto. Dunque, il cantiere è iniziato l'8 gennaio 2008. Se non ricordo male doveva finire, però potrei sbagliarmi, non fucilatemi se sbaglio, a dicembre 2011. Se non... 3 anni di cantiere. Sì, 2 anni e mezzo, 3 anni di cantiere, o a giugno addirittura, vabbè, però, insomma nel corso del 2011. Sarebbe dovuto finire, ma in realtà siamo ancora... Quindi io non avrei neanche dovuto gestirlo, esatto. Teoricamente. Purtroppo non è così. Come dicevamo all'inizio della trasmissione, ci sono ancora dei passaggi da fare. Ci tengo però a sottolineare che rispetto al maggio 2012, quando è iniziata l'impegno di questa amministrazione, qualcosa è cambiato, grazie certamente all'intervento dei privati, però chiaro, di la passeggiata, fatto, amici la passeggiata di Amici di Como, quindi tutta la porzione ovest è fruibile. Mancano le palizzate che c'erano nella parte est sono state sostituite da una recinzione che non è bellissima, ma almeno ha una sua trasparenza. È chiaro che non possiamo essere soddisfatti di quello, quindi non sto dicendo che va tutto bene. Ecco, per diciamo dalla di ripartenza dei lavori 3 anni, giusto? Mi pare di no, dire, poco io dalla meno. Ripartenza dei lavori direi un paio d'anni. Il problema è fissare sto punto della ripartenza dei lavori.
È chiaro che tutti i comaschi sono impazienti, li capisco e giustifico pienamente la loro impazienza e anche la loro insofferenza. Chiedo a tutti di credermi, stiamo facendo il possibile e l'impossibile perché questa cosa possa finalmente arrivare a soluzione. La soluzione non può essere quella di rappezzare alla belle meglio quel che c'è, perché non possiamo, certo, bisogna concludere questo benedetto una struttura progetto per metà fatta e per metà no, per cui necessariamente per i vincoli che ci sono il progetto purtroppo, che forse non era il caso di iniziare, ma purtroppo andrà completato. Io sento la responsabilità di dover creare le condizioni perché il completamento ci sia senza danni, senza rischi e nel modo più efficace possibile, ma bisogna uscire da queste secche e trovare la possibilità di completarlo. Il passaggio di oggi, di ieri, anzi è un passaggio importante, non è definitivo e risolutivo e non so dire in quanti giorni potrà consentirci di far ripartire il cantiere, ma credo che non si potesse procedere che così. Un passaggio fondamentale e inevitabile. Tra pochi minuti torniamo in studio per parlare di Calcio Como di Stadio Sinigaglia, perché ci è arrivata una mail proprio su questo argomento, argomento caldo di questi giorni. Un istante di pubblicità e poi torniamo in studio con il sindaco.